è stata la vittoria del gruppo, perché anche chi è entrato dopo è stato determinante per conseguire questo, che è questo grande successo. E penso che i tifosi non possono che essere entusiasti e gioire per questi ragazzi, perché veramente lottano su ogni pallone, se sbagliano non sbagliano perché lo vogliono, ma perché arrivano anche in alcuni momenti anche stanchi. Per cui oltre alla vittoria del gruppo penso che sia stata una bella finale anche per i nostri tifosi. Un po' per tutti una grande prestazione, Arnone, Giannone appena arrivati subito in campo, anche sacrificato i ruoli, non loro, però su tutti, Erdini ha preso letteralmente per mano per un di squadra. Ciccio è uno dei ragazzi che conosco abbastanza bene, perché ci abbiamo giocato anche insieme, esempi del Massaro, del Mazzara, conosco la serietà, la forza e l'intelligenza tattica di Ciccio. Non a caso è stato tirato dentro, non perché mi faccia solo simpatia oppure perché c'è amicizia, perché sapevo che mi poteva dare tanto oggi, come tanti altri ragazzi che ho tirato dentro dal primo minuto. Per quanto riguarda il fuori ruolo, io non ho visto fuori ruoli, perché Giacalone sa anche giocare da terzino sinistro. Se giochi una difesa a 3, lo sposti leggermente in avanti di 10-12 metri. Se giochi con una difesa a 4, lo metti dietro il quarto di difesa. Lo stesso Arnone non è che non è fuori ruolo, Arnone può ricoprire più ruoli. Quando io ho giocatori con lo stesso Palazzo, che ho chiesto di andare a dare una mano nella fase difensiva, che ho messo un po' più di esperienza perché loro premevano e cercavano di almeno riagguantare un po' il risultato, perché dal 2-0, sembra strano, fa il 2-1, so calcio di rigore se finisce così. E onestamente non meritavano questo, i ragazzi, se finiva con quel risultato lì. E poi l'entrata anche di Rosella dove dà un po' più di profondità dopo un Ciccio Erbini che si è andato da fare per un bel po' di minuti, lo stesso compagno che è entrato, lo stesso Romagna che è entrato. Quando si ottengono determinati risultati è perché chi gioca dal primo minuto e chi gioca in partita in corso sono sempre determinanti per un successo importante. Questo è un successo importante. Andiamo a fare una finale, vanno questi ragazzi e l'hanno meritato a fare una finale. Si sente qualche modo di condividere anche questo processo? Certo, l'ho detto là dentro, è la vostra vittoria, l'ho detto prima dell'inizio della partita, ho detto siccome c'è stato un percorso da parte del mio, diciamo, dell'allenatore che io sono andato a sostituire, per cui di Nicola, ecco quando parlo la vittoria del gruppo è sottinteso anche quella dell'allenatore precedente. Non sono uno che sta lì ad agguantarsi il successo quando non mi compete, ma perché è un percorso già fatto da un allenatore precedente e mi sembra anche giusto ringraziare chi ha portato la squadra a questa semifinale prima e la finale dopo. Attaccare talvolta è la miglior arma di difesa, si dice così, è particolarmente apprezzato questo Mazzara che nella ripresa non si è più servizio in difesa ma ha continuato a giocare, forse la mossa vincente. È la mossa vincente, io penso che se non si attacca sempre con equilibri in mezzo al campo, se non si attacca rischiamo sempre di portarceli dentro, prima o dopo, o per una punizione, o per un calcio d'angolo, o per un tiro deviato. Siamo negli ultimi metri c'è il rischio di poter subire. Allora preferisco cercare di stare più alto possibile, sempre con gli equilibri giusti, non andare lì così sprovveduti, andare avanti, cercare di stare più lontano possibile dalla nostra area di rigore, penso che sia la cosa. Io preferisco sempre che le squadre avversarie si ricostruiscono le azioni per metterci in difficoltà e non regalare negli ultimi 20, 25, 30 metri situazioni che loro possono metterci in difficoltà. Rispetto alla partita contro il Cus Palermo abbiamo visto un Mazzara più pimpante. Secondo lei è cambiato qualcosa anche dal punto di vista mentale in questa squadra, anche se sono mancati soltanto 3 giorni? Io su questo sto cercando di lavorare tantissimo, perché per natura non sono uno che attende o sta lì in attesa, sono sempre uno che cerca di darle prima ancora di riceverle. Magari qualcuno mi prenderà anche per presuntuoso dicendo una cosa del genere, ma sono fatto così, ero anche così da calciatore. Dice sì, ricoprivo il ruolo di difensore centrale, ma non ero uno che giocava soltanto in casa e fuori casa magari ci andavamo a nascondere. Per me in casa o fuori casa dobbiamo avere sempre una mentalità giusta, vincente,
sempre con il rispetto delle squadre che andiamo a incontrare, perché ancora non abbiamo fatto nulla. Stiamo cercando di lavorare per migliorarci situazione su situazione e soprattutto lavorare dal punto di vista della testa, che penso che in ognuno di loro, quando entrano in campo facendo i sacrifici durante la settimana e arrivano la domenica che c'è una competizione, penso che è la parte finale dove si devono andare a divertire. Quando vedi questi ragazzi che escono tra gli abbracci, tra l'entusiasmo del pubblico che in quel momento lì li osanna o li applaude, per me vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro. Significa che stanno facendo anche un buon lavoro in funzione di migliorarci dal punto di vista anche della mentalità. Ultima battuta al volo, il mercato del Mazara è chiuso? Il mercato non si è chiuso, per cui può sempre arrivare qualche ciliegina da mettere sulla torta, ma non tanto per cambiare, perché ripeto, non mi sono abbattuto quando ero domenica scorsa con 13 anni. Pensa che ho avuto la fortuna di averne qualcuno in più. Se arriva, io mi auguro che arrivi ancora qualcosina in attacco per dare una mano ai Rosella, ai Albini e chi giocherà in quelle posizioni di stesso di Borbono. Quando c'è competizione con un gruppo significa che si può ottenere qualcosa di più. Il progetto va avanti e quindi insieme al presidente, insieme a tutta la dirigenza, stiamo remando su una direzione che è quella ovviamente di portare in alto i colori del Mazara. C'è il rischio, arrivati ad un certo punto della stagione, che i punti della San Cataldese, prima in classifica, e delle altre, il distacco rispetto a queste diventi un po' più ampio, visto che comunque fra quattro giornate di campionato andiamo a San Cataldo, un'eventuale sconfitta facendo dovuti scongiuri relegherebbe il Mazara a meno 9 e ci potrebbero essere, ripeto, difficoltà da qui in avanti oppure per giocate, insomma, vivete alla giornata? No, è chiaro che, come voi sapete, in questa categoria il campionato hanno due momenti, ovviamente, poi il giorno di andata, adesso il giorno di ritorno è un'altra pagina e ovviamente tutto è in gioco. Il fatto che siamo 6 punti di stacco alla San Cataldese, questo non ci preoccupa, perché come avete visto il Gela, che è anche avanti a noi, dico, non mi è sembrata una squadra che è superiore rispetto al Mazara in termini di gioco e quant'altro. Quindi noi siamo ottimisti e crediamo, insomma, di poter arrivare fino in fondo. Poi è chiaro, c'è la finestra dei playoff, che può essere anche un obiettivo importante per poter arrivare all'obiettivo finale, però certo, se arriviamo là davanti è meglio ancora, sicuramente.